Capitolo 11 Tom 25 Quel mattino il flatwood di Nonno Zecca non puzzava di deodorante per ambienti alpino e di sigari da due soldi, ma di merda, malattia e morte. Era anche pieno come un uovo. Al suo interno si contavano almeno 10 membri del vero nodo, alcuni intorno al capezzale del vecchio e parecchi altri nel piccolo salotto, in piedi o seduti a tracannare caffè. Il resto della tribù era fuori. Tutti avevano l'aria confusa e preoccupata, non erano abituati alla morte. «Forza, uscite!» ordinò Rose. «Corvo e Nocino, voi potete restare!» «Guardatelo!» balbettò Nippo Petti con un filo di voce. «Quelle macchie! E sta continuando a sfumare! Oh, è tremendo!» «Dai, anche tu!» Rose le parlò gentilmente, dandole una pacca sulle spalle per rassicurarla, quando invece avrebbe voluto sbatterla fuori dalla porta con un calcio sul suo culone da Cockney. Era una pettegola buona a nulla, a malapena capace di scaldare il letto di Barry. Probabilmente la sua vera specialità stava nel lamentarsi, tranne quando era terrorizzata, naturalmente. «Avanti, gente!» gli spronò Corvo. «Se il nonno è davvero in punto di morte, non ha certo bisogno di un pubblico.» «Se la caverà!» azzardò Sam Armonica. «Zecca è un osso duro!» Però cinse comunque con un braccio Babala Rossa, che pareva affranta, stringendola forte per un attimo. I curiosi iniziarono a disperdersi, alcuni buttandosi un'ultima occhiata alle spalle prima di scendere i gradini e unirsi al resto del gruppo. Quando rimasero in tre, Rose si avvicinò al letto. Nonno Zecca la fissò senza vederla. Aveva le labbra ritratte sulle gengive. Parecchie ciocche di sottili capelli bianchi erano cadute sulla federa del cuscino, conferendogli l'aspetto di un cane spelacchiato con il cimurro. Aveva gli occhi sgranati, umidi e segnati dalla sofferenza. Era nudo, con indosso solo un paio di boxer, il corpo costellato di puntini rossi simili a brufoli o punture d'insetto. «Che diavolo sono?» chiese Rosa Nocino. «Macchie di Koplik, credo, anche se in genere compaiono dentro la bocca. Spiegati meglio.» L'ometto si passò le mani tra i capelli radi. «Penso abbia il morbillo.» La donna si lasciò sfuggire un rantolo di sorpresa per poi scoppiare a ridere. Non aveva più voglia di ascoltare quelle cazzate, doveva trovare subito un'aspirina perché la mano le pulsava dolorante a ogni battito del cuore. Le ricordava quella di un personaggio dei cartoni animati quando veniva colpita da un martello. «Noi non ci prendiamo le malattie dei bifolchi.» «Beh, finora no.» Rose lo fulminò con lo sguardo. Voleva il suo cappello, senza, si sentiva nuda, ma l'aveva lasciato sull'Earth Krauser. «Posso solo confermarvi ciò che ho davanti agli occhi», continuò Nocino. «È morbillo, un tempo noto come piccolo morbo.» «Che mucchio di stronzate!» L'ometto sussultò. Naturale, quel grido era stato fin troppo stridulo, però... Cristo santo, il morbillo, il membro più anziano del nodo condannato a morire per uno stupido virus che ormai non si beccavano neppure i bambini. «Quel ragazzino dell'Iowa che giocava a baseball aveva qualche macchia, ma non mi sono impensierito perché, come dici tu, non prendiamo le loro malattie.» «Ma è successo un sacco di anni fa.» «Certo, il virus latente sarà rimasto nascosto nel vapore. Può capitare. Se ne stanno buoni, talvolta per parecchio tempo, e poi si diffondono di colpo.» «Questo discorso vale per i bifolchi!» Rose non intendeva darsi per vinta. Nocino si limitò a scuotere il capo. «Se il nonno se l'è beccato, perché non siamo tutti contagiati? Queste malattie infantili, tipo varicella, morbillo, orecchioni, si propagano tra i piccoli bifolchi in un lampo. No, la tua diagnosi è assurda!» La donna si voltò verso Corvo, contraddicendosi all'istante. «E perché cazzo hai permesso che gli altri membri rimanessero qui a respirare i suoi germi?» Corvo alzò le spalle in silenzio, lo sguardo puntato sul vecchio sdraiato a letto e scosso dai brividi. Sul suo volto affilato e seducente, un'espressione pensierosa. «Le cose cambiano. Giusto perché ne eravamo immuni 50 o 100 anni fa, non significa che lo siamo ancora. Per quel che ne sappiamo, potrebbe essere parte di un normale processo evolutivo.» Rose indicò Nonno Zecca,
Secondo te una roba del genere è normale? Un caso isolato non è un'epidemia. E magari non ci ho sempre azzeccato, ma se dovesse capitare di nuovo, sarà bene mettere gli eventuali contagiati in quarantena. Ne servirà? Nocino ci riflette sopra a lungo. Chissà, c'è il rischio che siamo già tutti infetti. Forse una specie di sveglia puntata a una certa ora o una bomba a orologeria. A sentire le ultime ricerche scientifiche è così che invecchiano i bifolchi. Vanno avanti per parecchio tempo, senza grandi cambiamenti, e poi qualcosa si attiva all'interno dei loro geni. Iniziano a comparire le prime rughe e di colpo sono obbligati a camminare con un bastone. Papà non aveva mai distolto lo sguardo dal vecchio. Ecco che ricomincia, porca puttana. La pelle del nonno diventò color latte, poi semitrasparente. Mentre spariva, Rose vide il fegato. I polmoni grigiastri e rinsecchiti, il muscolo pulsante del cuore, scorse le vene e le arterie, simili a statali e autostrade sul navigatore satellitare del suo cruscotto. Osservò i nervi che collegavano gli occhi al cervello, sottili cordini evanescenti. Poi Zecca ritornò, mosse gli occhi, trovò quelli di Rose e non li mollò. Allungò le dita afferrandole la mano sana. Sul momento lei provò l'istinto di tirarla via. Se Nocino aveva ragione, esisteva il pericolo del contagio. Poi decise di fregarsene. Forse erano già tutti infetti. Rose, sussurrò il vecchio. Non lasciarmi. No, gli si sedette accanto sul letto, le dita intrecciate alle sue. Papà. Sì. Il pacchetto che hai fatto spedire a Sturbridge, non lo rimanderanno indietro? Figurati. D'accordo. Andremo a fondo di questa faccenda, ma non possiamo aspettare troppo. Quella ragazzina è più pericolosa di quanto pensassi. Un sospiro. Perché le rogne non vengono mai da sole? È stata lei a ferirti la mano? Era una domanda alla quale non intendeva rispondere. Non potrò accompagnarvi perché adesso mi avvista. E anche perché, pensò anziché dirlo ad alta voce, se Nocino ci ha azzeccato, dovrò rincuorare gli altri calandomi nella parte di madre e coraggio. Però non dobbiamo lasciarcela scappare, ora più che mai. E per quale motivo? Se in passato ha avuto il morbillo, ormai ne è immune come il resto dei bifolchi. Il suo vapore ci risulterebbe utile sotto qualunque aspetto. Adesso i bambini vengono vaccinati per evitare che si becchino simili porcherie. Rose annuì. Potrebbe essere un ulteriore vantaggio. Nonno Zecca riprese a sfumare via. Era uno spettacolo orribile, ma la donna si sforzò di non distogliere lo sguardo. Quando non riuscì più a vedere gli organi del vecchio attraverso la pelle di carta velina, fissò papà alzando la mano graffiata e tumefatta. E poi dobbiamo darle una bella lezione. Quel lunedì, quando Dan si svegliò nella stanza sulla torretta, il piano di lavoro era stato nuovamente cancellato dalla lavagna e sostituito da un messaggio di Abra. In cima, una faccina sorridente e allegra, con i denti in bella mostra. «È arrivata. Me l'aspettavo e le ho fatto parecchio male. Sul serio. Se lo meritava. Urrà! Devo parlarti, ma non così o su internet. Solito posto 3 di oggi pomeriggio». Dan riappoggiò la testa sul cuscino, si coprì gli occhi con la mano e si lanciò alla sua ricerca. La scovò mentre andava a scuola con 3 amici e pensò che fosse pericoloso, per lei e per gli altri. Si augurò che Billy fosse già sul posto e al lavoro, e anche che si dimostrasse prudente, evitando di farsi segnalare quale persona sospetta da un vicino zelante con la mania della sicurezza. «Posso venire, John e io partiremo domattina, ma dovremo agire con rapidità e cautela». Sì, d'accordo, perfetto. Dan era seduto sulla solita panchina davanti all'edificio coperto d'edera della biblioteca di Enniston, quando spuntò Abra, vestita da scuola con un maglione rosso ed eleganti scarpe da ginnastica dello stesso colore. Teneva uno zaino di tela per la cinghia. Gli sembrò cresciuta di un palmo dall'ultima volta che l'aveva vista. Lo salutò con un cenno della mano. Ciao, zio Dan. Ciao, Abra. Com'è andata la scuola? Benone, ho preso il massimo dei voti per la ricerca di scienze. Siediti un attimo e raccontami.
Lei raggiunse la panchina, così aggraziata e carica di energia che sembrava quasi ballare, occhi brillanti, guance rubizze, una ragazzina in piena forma, senza problemi di salute, pronta a scattare e correre via nel giro di un attimo, senza nessun motivo. Dan ne restò a disagio. Fortunatamente un anonimo pick-up della Ford era parcheggiato a mezzo isolato di distanza, con un vecchio al posto di guida che si stava bevendo un caffè da asporto mentre leggeva una rivista, o fingeva di farlo. «Billy?» Nessuna risposta, anche se l'uomo alzò per un attimo lo sguardo dalle pagine. Era abbastanza. «Va bene», riprese Dan abbassando la voce. «Raccontami per filo e per segno che cos'è capitato». Lei gli riferì della trappola, che aveva funzionato a meraviglia. Dan rimase ad ascoltarla ammirato, stupefatto e sempre più turbato. A preoccuparlo era la fiducia di Abby nelle proprie capacità. Dopotutto era ancora una ragazzina, a differenza della gente che le dava la caccia. «Avresti dovuto solo inserire un allarme», commentò quando lei finì di parlare. «Questo era decisamente meglio. Forse non avrei avuto il coraggio di attaccarla se non avessi immaginato di essere Daenerys delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Anche se penso di sì, perché ha ucciso il ragazzo del baseball e parecchi altri. E poi...» Il sorriso vacillò per un attimo. Mentre era impegnata a raccontare, Dan aveva visto come sarebbe stata da diciottenne. In quel momento riuscì a immaginarsela a 9 anni. «E poi...» «Non è un essere umano. Nessuno di loro lo è. Magari lo sono stati un tempo, ma non più.» Abra drizzò le spalle, buttandosi indietro i capelli. «Però io sono più forte. Pure lei se n'è accorta.» Mi sembrava che ti avesse spinto via dalla sua mente.» La ragazzina lo fissò con il broncio, infastidita, e si stropicciò la bocca. Poi se ne rese conto e si appoggiò la mano in grembo, bloccandola con l'altra. C'era qualcosa di familiare in quel gesto. Ma perché no? Dan l'aveva già vista farlo, e comunque esistevano faccende più importanti di cui preoccuparsi. La prossima volta sarò pronta, se ci sarà una prossima volta. Forse era vero, ma anche la donna con il cappello non si sarebbe lasciata cogliere impreparata. «Voglio unicamente che tu stia attenta.» «Certo, non preoccuparti.» La classica risposta dei ragazzini per tranquillizzare gli adulti, ma Dan si sentì leggermente meglio. E poi c'era sempre Billy a bordo del suo F-150 con la vernice scrostata. Lo sguardo di Abra era ritornato vispo e brillante. «Ho scoperto un sacco di roba. Ecco perché avevo bisogno di vederti.» «Cioè?» «Non sono riuscita a capire dove lei si nasconda, ma... quando si trovava nella mia testa, io ero dentro la sua. Una specie di scambio. Era zeppa di schedari e sembrava la sala di lettura di una biblioteca, la più grande del mondo. Ma forse lo immaginavo così, perché lo stesso valeva per lei. Se avesse trovato dei computer nel mio cervello, probabilmente li avrei visti anch'io nel suo.» «Quanti raccoglitori hai controllato?» 3 o 4. Loro si fanno chiamare il vero nodo. Per la maggior parte sono vecchi e si comportano tipo vampiri. Vanno a caccia dei ragazzini come me. E come sei stato tu, immagino. Però non succhiano il sangue, ma respirano la roba che esce da questi bambini speciali quando muoiono.» Abbozzò una smorfia disgustata. «Più li torturano e più quella roba diventa forte. La chiamano vapore.» «È rossa, giusto? O rosa scuro?» Ne era certo, ma Abra aggrottò la fronte e scosse il capo. «No, per niente. È biancastra, una nuvola luccicante. Ma non basta, se la mettono da parte. Quella che non usano subito la conservano in bottiglie tipo thermos e non sono mai sazi. Una volta ho visto un documentario sugli squali dove spiegavano che si spostano di continuo perché hanno sempre fame. Secondo me lo stesso vale per il vero nodo.» Un'altra smorfia. «È gente molto cattiva.» Una roba bianca, non rossa. Doveva comunque trattarsi di quello che la vecchia infermiera aveva battezzato il rantolo, anche se lievemente diverso. Forse perché usciva da giovani in perfetta salute invece che da anziani in punto di morte affetti da 1000 malattie? O perché quei bambini erano speciali, per usare un termine di Abra? O entrambe le cose? Lei annuì. «Entrambe le cose, probabilmente.» «D'accordo, però il punto fondamentale è che sanno di te, lei compresa.» «Sono un po' preoccupati che vada in giro a raccontarlo, ma non troppo.» «Perché sei una ragazzina e nessuno ti darebbe retta.» «Esatto.» Si soffiò via i capelli dalla fronte. «Mamma mi crederebbe, ma sta morendo. La porteranno nel tuo ossificio.
cioè ospizio. L'aiuterai se non sei nell'Iowa? Farò del mio meglio, Abra. Verranno a prenderti? Forse, e non per quello che so, ma perché cosa sono. Di fronte all'amara verità, la sua allegria era scomparsa di colpo. Si stropicciò di nuovo la bocca e quando riabbassò la mano, le labbra le si allargarono in un ghigno rabbioso. «Che caratterino!» pensò Dan. Poteva capirla, pure lui non scherzava, e proprio per quello si era ficcato spesso nei guai. «Lei però non verrà, brutta puttana. Ha capito che ormai la conosco e che sentirei la sua presenza se si avvicinasse, perché in un certo senso siamo legate l'una all'altra. Ma restano i suoi amici. Si arriveranno per rapirmi, ammazzeranno chiunque si metterà in mezzo». Gli afferrò le mani, stringendole forte, un gesto che turbò Dan, anche se non si tirò indietro. La piccola aveva bisogno di toccare qualcuno di cui si fidava. «Dobbiamo fermarli, in modo che non possano fare del male a papà, a mamma o ai miei amici e la smettano di uccidere i ragazzini». Per un attimo Dan colse un'immagine tra i pensieri di Abra, sullo sfondo, senza bisogno che lei gliela inviasse. Un college di fotografie, decine di bambini sotto la scritta «Mi avete visto?». La ragazzina si stava chiedendo in quanti fossero stati rapiti dal vero nodo, uccisi per strappare dalla loro bocca l'ultimo rantolo ultraterreno, quell'oscena prelibatezza di cui il gruppo si nutriva, e poi abbandonati in fosse senza nome. «Devi recuperare il guanto da baseball. Non appena l'avrò in mano, riuscirò a scoprire dov'è Pippo Barry, ne sono sicura, e gli altri non saranno lontani. Se non puoi ucciderli, almeno li denuncerai alla polizia. Procurami quel guanto, Dan. Per favore. Se si trova dove mi hai detto, lo prenderemo. Nel frattempo stai in guardia». «Va bene, anche se non penso che quella donna riproverà a intrufolarsi nella mia testa». Nel sorriso di Abra, più splendente che mai, intravide la guerriera indomita che talvolta fingeva di essere. Daenerys, o come diavolo si chiamava. «Altrimenti se ne pentirà». Dan decise di lasciare correre. Erano stati insieme sulla panchina ben oltre il consentito. «Anch'io ho rimediato un sistema d'allarme per difenderti. Se mi guardassi dentro la testa, scopriresti di che si tratta, ma preferirei che non lo facessi. Se qualche membro del nodo venisse a curiosarti nella zucca, e non mi riferisco alla donna con il cappello, non potrebbe mai scoprire ciò che non sai». «Oh, d'accordo». Di sicuro stava meditando che chiunque altro ci avesse provato se ne sarebbe pentito, e quella considerazione preoccupò ulteriormente Dan. «Però, se dovessi trovarti nei guai, urla Billy con tutta la forza che hai, capito?» «Sì, sì, proprio come tu una volta hai chiamato il tuo amico Dick». Dan impallidì. Abra sorrise. «Non stavo sbirciando, era lì davanti a me». «Va bene. Prima di salutarci, un'ultima cosa». «Quale?» «Ti hanno veramente dato al massimo dei voti per la ricerca di scienze?» Alle 8:15 di quel lunedì sera, Rose ricevette una chiamata urgente sulla ricetrasmittente. Era papà Corvo. «Meglio che vieni qui. Il momento è arrivato». I membri del nodo circondavano in silenzio il camper del nonno. La donna attraversò la folla, l'immancabile cilindro a sfidare la forza di gravità. Si fermò ad abbracciare Andy e salì i gradini, bussando una volta sola ed entrando. Nocino era accanto a grande Mo e Annie Grembiule, le due recalcitranti infermiere del vecchio. Corvo era seduto in fondo al letto. Si alzò all'apparire di Rose. Quella sera dimostrava tutti i suoi anni. Gli angoli delle labbra erano segnati da profonde rughe e i capelli neri gli si stavano imbiancando. «Dobbiamo nutrirci, e lo faremo non appena questa faccenda sarà conclusa». Zecca stava sfumando via al massimo dei giri, prima impalpabile, poi solido e poi di nuovo trasparente. Ma ogni ciclo era più lungo e lui stava svanendo sempre di più. Si rendeva conto di ciò che gli capitava. Notò la donna. Aveva gli occhi spalancati e terrorizzati, il corpo sofferente per i cambiamenti che doveva patire. In cuor suo, Rosa aveva sempre preferito credere che il vero nodo fosse immortale.
D'accordo, ogni 50 o 100 anni qualcuno tirava le cuoia, ma erano eccezioni. Tipo quell'olandese grosso e rimbecillito, Ansia Hans, folgorato da un cavo elettrico caduto a terra durante una bufera di vento nell'Arkansas, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. O Katie Rattoppo, che era negata. O Tommy Camion. In genere chi ci lasciava le penne doveva incolpare solo la propria svadataggine. Così lei aveva sempre pensato. In quel momento capii di essere stata un'idiota, al pari dei piccoli bifolchi che si ostinavano a credere a Babbo Natale o al coniglio Pasquale. Il nonno si ricompattò, lamentandosi e piangendo e battendo i denti. «Basta, Rosie, basta. Ho tanto male». Prima che la donna riuscisse a rispondere, per dire cosa, lui ricominciò a sparire, lasciandosi dietro uno scheletro diafano e due bulbi oculari atterriti, sospesi nel vuoto. Quelli erano il peggio. Rose si sforzò di contattarlo telepaticamente per alleviare la sua sofferenza, ma non riuscì a far ripresa su niente. Al posto di zecca, spesso scontroso ma anche dolce, solo un ciclone vorticoso di immagini scordinate. Lei interruppe il collegamento, sconvolta. Non può essere vero. «Forse dovremmo aiutarlo ad andarsene», sussurrò Grande Mo. Aveva le unghie conficcate nel braccio di Annie, che manco pareva accorgersene. «Fategli un'iniezione. Avrai pure qualcosa dentro la borsa, nocino». «E a che cosa servirebbe?» gracchiò l'ometto. «Ormai è troppo tardi. Non ha neanche più un apparato circolatorio. Se gli facessi un'endovenosa, il liquido gocciolerebbe sul letto un paio di secondi dopo. Meglio lasciar stare, non durerà ancora a lungo». Nocino aveva ragione. Zecca sfumò altre 4 volte. Alla quinta gli scomparvero persino le ossa. Per un istante restarono i bulbi oculari, che prima fissarono Rose e poi si spostarono a guardare Papà Corvo. Galleggiavano sopra il cuscino, affossato dal peso della testa e sporco di lozione per capelli Wildruth, di cui il nonno sembrava avere una scorta infinita. La donna si ricordò di quando Greta Ingorda gli aveva confidato che se la comprava su eBay. Su eBay, porca puttana! Poi lentamente si volatilizzarono anche gli occhi. Rose era certa che più tardi se li sarebbe sognati, come tutti gli altri intorno al capezzale del vecchio, a patto che fossero riusciti ad addormentarsi. Rimasero in attesa, nessuno di loro pienamente convinto che Zecca non sarebbe riapparso all'improvviso come il padre di Amleto o Jacob Marley o qualche altro fantasma, ma ormai c'erano soltanto l'impronta della testa sul cuscino, le macchie della lozione per capelli e i boxer appallottolati, sporchi di cacca e piscio. Mo prese a singhiozzare, affondando il capo nel seno prosperoso di Annie Grembiule. Quelli che aspettavano fuori la sentirono, e uno di loro, Rose non avrebbe mai saputo chi, iniziò a parlare. Poi un secondo, e un terzo, e un quarto. Poco dopo tutti salmodiavano sotto le stelle, e lei sentì uno strano brivido serpeggiarle lungo la schiena, sporse il braccio e strinse la mano di papà. Annie si unì al resto della famiglia e lo stesso fece Mo, le parole leggermente attutite. Poi toccò a Nucino e a papà Corvo. Rose inspirò a fondo e si aggiunse al coro. «Lazam Hanti, noi siamo scelti. Kahan Arizona Hanti, noi siamo fortunati. Sabata Hanti. Sabata Hanti, noi siamo il vero nodo ed esisteremo per sempre». Poco dopo, Corvo la raggiunse sull'Earthcruiser. «Sicura di non venire a Est?» «Sì, guiderai tu la missione». «E adesso che si fa?» «Piangeremo la sua scomparsa. Ci restano appena un paio di giorni, purtroppo». In genere il periodo di lutto durava una settimana. Niente chiacchiere, niente discorsi inutili, niente vapore. Solo meditazione. Poi si sarebbero disposti in circolo per l'ultimo addio e ognuno di loro si sarebbe fatto avanti, commemorando nonno Jonas Zecca e consegnando un oggetto che il vecchio gli aveva regalato o che era associato a lui. Rose aveva già scelto il suo, un anello con un simbolo celtico che il nonno le aveva donato quando quella parte d'America apparteneva ancora ai Pelle Rossa e lei veniva soprannominata Rose l'Irlandese. Quando un membro della tribù moriva, non restava mai un corpo, e quei piccoli ricordi servivano a sostituirlo. Venivano avvolti in un sudario di lino e sepolti.
Quando partirò con il mio gruppo? Mercoledì sera o giovedì mattina? Mercoledì sera. Rose voleva la ragazzina e al più presto possibile. Fai un'unica tirata. Sei sicuro che a Sturbridge non rimanderanno indietro il pacchetto con il sonnifero? Sì, stai serena. Non mi sarà possibile finché quella puttanella non sarà sdraiata nella stanza accanto alla mia, strafatta come una pigna, ammanettata e piena di vapore. Chi porterai con te? Fuori i nomi. Nocino, Jimmy Pitagora, se non ti serve qui. No, ne farò a meno. Chi altro? Andy Serpente. Ci tornerà utile se dovremo addormentare qualcuno. E naturalmente Nipo Barry. È il nostro miglior localizzatore, ora che il nonno se n'è andato. A parte te, certo. Tiratelo pure dietro, anche se non ne avrai bisogno per rintracciare la nostra preda. Non sarà questo il problema, e basterà un mezzo solo. Usa il Winnebago di Steve Testa di Vapore. L'ho già avvisato. Rose annuì soddisfatta. Un'ultima cosa. A Sidewinder c'è una topaia di negozio, il District X. Papà strabuzzò gli occhi con un sorriso. Il sex shop con la bambola gonfiabile vestita da infermiera in vetrina? Vedo che lo conosci. Ascoltami bene, caro. Lui obbedì. Dan e John Dalton partirono da Logan martedì all'alba. Cambiarono aereo a Memphis, atterrando alle 11:15 ora locale a Des Moines, dove sembrava metà luglio invece di fine settembre. Dan passò buona parte della tratta da Boston a Memphis fingendo di dormire, per non affrontare i dubbi e i ripensamenti che spuntavano come funghi nella testa di John. Mentre sorvolavano la zona a nord di New York, sprofondò davvero nel mondo dei sogni. Fortunatamente fu poi il medico a sonnecchiare da Memphis a Des Moines quando raggiunsero l'Iowa, diretti alla città di Freeman su un'anonima Ford Focus della Hertz. Dan percepì che i dubbi dell'amico erano ormai spariti. A sostituirli una certa curiosità e una strana irrequietezza. «Siamo come ragazzini che partecipano a una caccia al tesoro», affermò Dan. Dei due era quello che si era riposato di più e così si era messo la guida. Alti filari di gran turco, più gialli che verdi, sfrecciavano veloci su entrambi i lati. John sobbalzò. «Eh?» Dan sorrise. «Non è quello che stavi pensando?» Che eravamo come ragazzini impegnati in una caccia al tesoro? Mi metti paura, Daniel. Immagino di sì. Io ormai ci ho fatto il callo. Non era esattamente vero. Quando hai scoperto che riuscivi a leggere nella mente? Non si tratta solo di questo. Lo Shining è una dote con parecchi aspetti diversi, sempre che sia davvero una dote. Spesso somiglia più a una voglia che ti deturba la faccia. Sicuramente Abra concorderebbe con me. E riguardo a quando l'ho scoperta, non esiste un momento preciso. L'ho sempre avuta, fa parte del pacchetto completo. Bevevi per cancellarla, giusto? Una grossa marmotta attraversò placida e impavida la 150. Dan sterzò per evitarla e l'animale sparì, senza fretta, tra il gran turco. Il panorama ora era splendido, con il cielo che si stendeva all'infinito e senza una sola montagna in vista. A Dan piaceva il New Hampshire e aveva cominciato a considerarlo la propria casa, ma forse si sarebbe trovato meglio in pianura, più al sicuro. Non dire scemenze, Johnny. Perché un alcolista beve? Perché un alcolista? Tombola. Niente di più semplice. Scordati le frottole da psicologi e resterai con la nuda verità. Beviamo perché siamo degli ubriaconi. Il medico scoppiò a ridere. Casey Kay ti ha indottrinato a dovere. Poi è anche un fatto ereditario. Casey preferisce ignorarlo, ma è vero. Tuo padre beveva? Sì, eppure la mia cara mammina. Da Sony avrebbero potuto finanziare a vita il bar del circolo sportivo. Ricordo ancora quando mia madre si sfilò il completo da tennis, tuffandosi in piscina con noi bambini. Gli uomini l'applaudirono. Papà pensò fosse divertentissimo, io non tanto. Avevo 9 anni e fino al college mi rimase la fama di quello con la mamma spogliarellista. E i tuoi genitori? Per mia madre l'alcol non era un problema. Si definiva due birre Wendy. Perché spesso non andava oltre. Per papà, invece, gli bastavano un bicchiere di vino o una lattina di Budweiser e non riusciva più a fermarsi. Dan lanciò un'occhiata al contachilometri. Ancora 60 prima di arrivare a destinazione.
Ti va di ascoltare una storia? Una che non ho mai raccontato ad anima viva? Ti avviso che è parecchio strana. Se credi che lo Shining si limiti a una stupidaggine come la telepatia, ti sbagli di grosso. Esistono altri mondi, oltre al nostro. E tu li hai visti? Dan non riusciva più a collegarsi con la mente di John, che all'improvviso pareva leggermente nervoso. Forse temeva che l'amico al suo fianco si sarebbe infilato di colpo una mano dentro la camicia, dichiarando di essere la reincarnazione di Napoleone Bonaparte. No, solo alcuni dei loro abitanti. Abra li chiama fantasmini. Allora, vuoi sentire questa storia o no? Non ne sono sicuro, ma forse dovrei. Dan non sapeva se un pediatra del New England avrebbe creduto a quanto era successo alla famiglia Torrance durante l'inverno trascorso all'Overlook, ma scoprì che non gliene importava un fico secco. Gli sarebbe bastato raccontarlo dentro quell'auto anonima, sotto il cielo splendente del Midwest. Esisteva una persona che non avrebbe messo in dubbio le sue parole, ma Abra era troppo piccola e la vicenda troppo spaventosa. Si sarebbe dovuto accontentare di John Dalton. Però, da dove iniziare? Forse da Jack Torrance, un uomo profondamente infelice che si era rivelato un fallimento come insegnante, scrittore e marito. Che nome davano i giocatori di baseball a 3 strikeout di fila? Tripletta infernale? Probabile. Il padre di Dan aveva avuto un solo attimo di gloria, quando finalmente era arrivato il momento di uccidere il figlio, come l'Overlook aveva tentato di costringerlo a fare fin dal primo giorno. Lui si era tirato indietro. L'unico epitaffio adatto per Jack sarebbe stato: almeno ci ha provato. È la cosa più gentile che possa dire su mio padre. Il vero spirito malefico che gli condizionò la vita fu quello della bottiglia. Se avesse aderito all'Alcolisti Anonimi, forse la situazione avrebbe preso una piega molto diversa, ma non lo fece. Magari mia mamma manco sapeva dell'esistenza di un'associazione del genere, altrimenti gli avrebbe consigliato di tentare. Tempo di arrivare su all'Overlook Hotel, dove un amico gli aveva trovato un posto da custode per i mesi invernali e avrebbero potuto inserire la sua foto su un'enciclopedia accanto alla voce «alcolista potenziale». È lì che c'erano i fantasmi? Sì, li ho visti. Lui no, ma ne percepiva la presenza. Forse aveva un briciolo di Shining. Non solo l'amore per la bottiglia ereditario, e gli spettri se lo lavoravano a puntino. Papà credeva che volessero lui, ma era l'ennesima bugia. Erano solo interessati al bambino dall'immenso potere, proprio come il vero nodo con Abra. Dan si interruppe di colpo, ricordandosi della risposta che Dick gli aveva dato per bocca di Eleanor Ouellette, quando gli aveva chiesto dove fossero i diavoli vuoti. Nella tua infanzia, da dove vengono tutti i diavoli? Dan, stai bene? Sì, non preoccuparti. Comunque già sapevo che nell'albergo c'era qualcosa di strano molto prima di entrarci. Quando noi tre ancora vivevamo la giornata a Boulder, sul versante orientale. Però mio padre aveva bisogno di un impiego per finire la commedia che stava scrivendo. All'altezza di Adair, Dan stava raccontando a John dell'esplosione della caldaia e di come l'Overlook fosse stato raso al suolo da un incendio durante una tempesta di neve. Adair era un buco di città, ma c'era un Holiday Inn e lui ne memorizzò l'ubicazione. «Ci ritorneremo tra un paio d'ore. Non possiamo metterci a scavare la ricerca del tesoro in pieno giorno. E poi sono morto di sonno. Ultimamente fatico a dormire». «Ti è davvero successa una roba simile?» gli domandò l'amico con tono sommesso. «Sì, sul serio». Dan sorrise. «Pensi di riuscire a crederci?» «Se troveremo il guanto da baseball dove ha detto la mia piccola paziente, temo che dovrò credere a un sacco di cose». «Ma perché mi hai raccontato questa storia?» «Perché una parte di te è convinta che siamo pazzi a trovarci qui, nonostante tutto quello che sai di Abra». E anche perché era giusto metterti al corrente dell'esistenza di certe forze. Io li ho già incontrate in passato, ma tu no. Tu hai solo visto una ragazzina capace di improvvisare giochetti paranormali da salotto, tipo appendere cucchiai al soffitto. Questa non è una caccia al tesoro per bambini, John. Se il vero nodo dovesse scoprire le nostre intenzioni, finiremmo nella lista dei suoi obiettivi, insieme con Abra Stone. Se tu decidessi di lasciar perdere questa faccenda, ti benedirei con il segno della croce, dicendoti di andare con Dio.
E continueresti da solo? Dan gli sorrise di sghimbescio. Beh, rimarrebbe sempre Billy. Billy ha almeno 73 anni. Lui ribatterebbe che è un vantaggio. Gli piace ripetere che il privilegio della vecchiaia consiste nel non doversi preoccupare di morire giovani. John indicò un cartello stradale. Stiamo entrando a Freeman. Le labbra gli si stirarono in un minuscolo sorriso. Ancora non riesco a credere che lo sto facendo davvero. Come reagiresti se la raffineria di etanolo fosse sparita, se l'avessero demolita poco dopo la sua comparsa su Google Earth, piantandoci sopra il Gran Turco? È ancora lì, affermò Dan. E in effetti lo era. Un edificio in mattoni di cemento ingrigiti dalla fuliggine, coperto da un tetto arrugginito di metallo ondulato. Una ciminiera resisteva ancora, mentre le altre due giacevano al suolo a pezzi, simili a serpenti di pietra. Le finestre erano infrante e i muri coperti da segnacci confusi tracciati con la vernice spray, che avrebbero fatto ridere qualsiasi graffittaro di una grande città. Una stradina secondaria piena di buche si dipartiva dalla provinciale a due corsie, terminando in un parcheggio punteggiato da germogli di grano da semola. Di fianco, il serbatoio dell'acqua, intravisto da Abra, si stagliava all'orizzonte come le macchine da guerra marziane di H.G. Wells. Sul lato, la scritta. Freeman, Iowa. Non mancava neanche il capanno con il tetto rotto. Soddisfatto? Domandò Dan. Stavano procedendo a passo d'uomo. Fabbrica, serbatoio, capanno, il cartello di divieto d'accesso, proprio come aveva detto lei. John indicò il cancello arrugginito in fondo alla stradina. E se fosse chiuso? È dagli anni del ginnasio che non mi arrampico su per una rete metallica. Non lo era quando gli assassini hanno trascinato qui il ragazzo, altrimenti Abra se ne sarebbe accorta. Sicuro? Un camioncino stava arrivando dalla parte opposta. Dan accelerò appena, abbozzando un cenno con la mano mentre passava oltre. Il tipo alla guida, cappellino verde di una marca di trattori, occhiali da sole e salopette, ricambiò il saluto, ma non gli degnò di uno sguardo. Perfetto. Ti ho chiesto se... Ho sentito benissimo. Se è chiuso troveremo un modo per entrare. Adesso torniamo al motel e chiediamo un paio di camere. Sono a pezzi. Mentre John prendeva due stanze comunicanti all'Holiday Inn, pagando in contanti, Dan raggiunse la ferramenta di Adair. Comprò una vanga, un rastrello, due zappe, una paletta da giardinaggio, due paia di guanti e un borsone di tela dove riporre i nuovi acquisti. «Se non sono troppo indiscreto, che cosa ti porta ad Adair?» gli chiese il commesso impegnato a battere lo scontrino. «Sono solo di passaggio. Mia sorella sta a Des Moines e ha un giardino enorme. Probabilmente ha già questi attrezzi, ma i regali la rendono più ospitale.» «Ti capisco, amico. E comunque ti ringrazierà per la zappa a manico corto. È utilissima e nessun giardiniere dilettante pensa mai di comprarsene una. Accettiamo Mastercard, Visa?» «Oggi non mi va di usare la carta.» Dan tirò fuori il portafoglio. «Mi basta lo scontrino per il caro vecchio zio Sam.» «Certo. E se mi dai il tuo nome e indirizzo o anche quelli di tua sorella, vi spedieremo il nostro catalogo.» «Ma sai che ti dico? Sarà per la prossima volta», rispose Dan, appoggiando sul bancone un mazzetto di biglietti da 20. Alle 11 di sera Dan sentì un timido bussare alla porta. L'aprì, facendo entrare John. Il pediatra era pallido e sovraeccitato. «Hai dormito?» «Un po'. E tu?» «Sì e no, soprattutto no. Ho i nervi a fior di pelle. Se ci ferma un poliziotto, che palla gli raccontiamo?» «Che ci hanno parlato di un bar dove si beve alla grande e lo stavamo cercando.» «A Freeman ci sono milioni di ettari di Gran Turco.» Che ne sappiamo noi? Siamo di passaggio, nessuno sbirro ci fermerà, John. La gente del posto non ci guarderà nemmeno. Però, se vuoi rimanere qui...» «Non mi sono spanato tutti questi chilometri per restarmene seduto in una stanza d'albergo a guardare un talk show. Fammi usare il bagno. Ci sono già andato prima di uscire dalla camera, ma ne ho di nuovo bisogno. Cristo, quanto sono agitato!» Il viaggio verso Freeman sembrò durare un'eternità, ma non appena si lasciarono Adair alle spalle, non incontrarono una sola macchina. I contadini andavano a letto presto, e a quell'ora non si mettevano in strada.
Quando arrivarono alla raffineria di etanolo, Dan spense i fari dell'auto a noleggio, svoltando nella stradina secondaria e avvicinandosi senza fretta al cancello chiuso. I due uscirono. John imprecò quando la luce dell'abitacolo si accese all'improvviso. Avrei dovuto disattivarla prima di partire dal motel, o spaccare la lampadina se non esiste un interruttore. Calmati, qui ci siamo solo noi e le galline, ribatté Dan, anche se il cuore gli batteva forte in petto mentre si incamminavano verso il fondo della strada. Se Abra aveva ragione, un ragazzino era stato ucciso e sepolto lì dopo essere stato torturato senza pietà. Se proprio un posto doveva essere infestato dai fantasmi, beh... John provò ad aprire il cancello e quando spingerlo non servì a nulla, cominciò a tirarlo. Niente, e adesso dovremo scavalcarlo, grandioso, così probabilmente mi romperò il fottuto. Aspetta! Dan si sfilò una mini torcia dalla tasca del giubbotto, puntandola davanti a sé, illuminando il lucchetto spezzato e i giri di fil di ferro sopra e sotto. Ritornò alla macchina e fu lui a lasciarsi sfuggire una smorfia quando si accese la lucina del bagagliaio. Beh, che cazzo, non si può pensare sempre a tutto. Tirò fuori il borsone, richiudendo con violenza lo sportello. Di nuovo buio. Ecco qui. Porse a John un paio di guanti. Mettiteli. Lui fece lo stesso e snodò il fil di ferro, appendendolo a uno dei rombi della rete metallica in modo da riutilizzarlo in seguito. Muoviamoci. Mi scappa di nuovo. E che diamine, resisti! Dan guidò la Ford della Hertz con calma e prudenza fino alla zona di carico. La strada era costellata di buche, alcune molto profonde, difficili da individuare a fari spenti. Non voleva assolutamente finirci dentro con l'auto, spaccando un semiasse. Dietro la raffineria, la terra si mescolava con l'asfalto sbriciolato. A una quindicina di metri una seconda recinzione metallica e poco oltre campi di gran turco a perdita d'occhio. L'area di carico era grande, anche se non quanto il parcheggio. Dan, come faremo a trovare il... Zitto! Lui reclinò il capo, la fronte a toccare il volante, e chiuse gli occhi. Abra! Niente. Certo, dormiva. Ad Anniston era già mercoledì mattina presto. John restò seduto a mordicchiarsi le labbra. Abra! Un leggero movimento. Forse se l'era immaginato. Si augurò di no. Abra! Un paio di occhi si aprì dentro la sua testa. Un attimo di confusione, come se ci stesse vedendo doppio. E poi Abra era con lui. La zona di carico e le macerie delle ciminiere diventarono improvvisamente più nitide, anche se rischiarate solo dal bagliore delle stelle. Riesci a vederci molto meglio di me. Dan scese dalla macchina. Quasi non si accorse che John lo stava seguendo. Aveva ceduto il controllo alla ragazzina distesa nel letto a quasi 2000 chilometri di distanza. Si sentiva come un metal detector umano, solo che non stavano cercando un mucchio di ferraglia. Raggiungi quell'affare di cemento. Dan si avvicinò alla banchina di carico e le diede le spalle. Adesso cammina avanti e indietro. Una pausa, mentre lei si sforzava di spiegarsi meglio. Come si sai? Dan si spostò a sinistra di una quindicina di metri, poi svoltò a destra, allontanandosi dalla banchina. John aveva tirato fuori la vanga dal borsone, rimanendo vicino all'auto e osservando la scena. Lì hanno parcheggiato i loro camper. Dan girò di nuovo a sinistra, avanzando senza fretta, ogni tanto calciando via un mattone o un pezzo di cemento. Ci sei quasi. Lui si fermò. Un odore sgradevole nell'aria, la zaffata dei gas della decomposizione. Abra, credi che... Sì, oddio, Dan. Calma, tesoro. L'hai superato, girati lentamente. Lui svoltò su una gamba sola, come un soldato in un maldestro dietro front. Più piano, alla tua sinistra. Dan seguì le indicazioni, fermandosi dopo ogni piccolo passo. Di nuovo quel puzzo, un po' più forte. All'improvviso quel panorama notturno assurdamente vivido si offuscò, mentre gli occhi di Dan si riempivano delle lacrime di Abra. Ecco, adesso ci sei sopra, proprio sopra il ragazzo del baseball. Lui tirò il fiato, asciugandosi le guance,
era scosso dai brividi, non perché facesse freddo, ma perché lo era lei. Seduta a letto, abbracciata al suo bitorzoluto coniglio di peluche, tremante come una foglia secca su un albero morto. Vattene via, Abra. Dan, stai... Sì, sto bene, ma è meglio che tu non veda niente. Di colpo l'acutezza visiva svanì. La ragazzina aveva interrotto il collegamento. Ottimo. Dan, tutto a posto? Sì, rispose lui, la voce ancora roca per il pianto di Abra. Porta la vanga. Ci impiegarono una ventina di minuti. Dan scavò per i primi 10, poi passò l'attrezzo a John, a cui spettò l'onore di trovare Brad Trevor. Il medico si scostò dalla fossa, coprendosi naso e bocca. Le parole gli uscirono soffocate ma comprensibili. D'accordo, c'è un cadavere, Cristo santo! Non ne hai mai sentito il puzzo? Di un corpo rimasto sepolto per 2 anni? Perché tu sì? Dan non rispose. John riportò l'attenzione sulla buca con aria affranta. Rimase curvo in avanti per un paio di secondi, quasi volesse usare di nuovo la vanga, poi si drizzò e si fece da parte non appena Dan puntò la mini torcia sulla piccola fossa che avevano scavato. Non ci riesco, ammise il pediatra. Credevo che ce l'avrei fatta, ma mi sbagliavo, colpa di quella roba lì. Mi sento le braccia di gelatina. Dan gli passò la pila. John illuminò l'apertura, il raggio di luce a svelare che cosa l'aveva spaventato. Una scarpa da ginnastica incrostata. Procedendo con cautela, attento a non smuovere più del necessario i miseri resti del ragazzino, Dan grattò via la fanghiglia dai lati del corpo. A poco comparve una sagoma coperta da uno strato di terra. Gli ricordò le incisioni dei sarcofagi che aveva visto sul National Geographic. Il puzzo di putrefazione era aumentato a dismisura. Dan si allontanò, riempendosi i polmoni d'aria e trattenendo l'ultimo respiro. Poi saltò alla fine della buca, dove le scarpe di Brad spuntavano, formando una V. Avanzò carponi fino al punto in cui si doveva trovare il bacino e fece segno a John di passargli la mini torcia. L'amico eseguì e si voltò, singhiozzando rumorosamente. Dan si infilò tra le labbra la pila sottile, ricominciando a scavare con le mani. Presto spuntò una maglietta, appiccicata a un torace incavato. Poi le dita, poco più che ossa avvolte da pelle giallastra, strette intorno a qualcosa. Anche se il petto stava per scoppiargli, Dan aprì il pugno del ragazzino con la massima delicatezza. Nonostante la prudenza, una falange si spezzò come un rametto secco. L'avevano sepolto con il guanto da baseball stretto al petto. Il palmo, oliato a dovere, brulicava di insetti. Per lo sgomento l'aria gli uscì dai polmoni con un soffio impetuoso e quella che si affrettò a respirare sapeva di marcio. Dan si sporse fuori dalla buca, verso destra, vomitando sulla terra smossa invece che addosso ai poveri resti di Bradley Trevor, che aveva l'unica colpa di essere nato con un dono che una tribù di mostri voleva a ogni costo e che gli era stato rubato insieme con le sue ultime grida di dolore. Riseppellirono il cadavere con John che si occupò della maggior parte del lavoro e coprirono la fossa con una lapide improvvisata di frammenti d'asfalto. Non volevano essere tormentati dal pensiero delle volpi o dei cani randagi che divoravano la poca carne rimasta. Una volta terminato, risalirono in macchina, restando seduti in silenzio. Che ne facciamo di lui? Non possiamo lasciarlo qui. Avrà dei genitori, dei nonni, forse dei fratelli e delle sorelle, tutti a chiedersi dove sia finito. Per un po' dovrà rimanere là sotto, in modo che nessuno se ne esca con un «Ehi, però la telefonata anonima è arrivata poco dopo che un forestiero aveva comprato una vanga alla ferramenta di Adair». Magari non succederebbe, ma non possiamo correre il rischio. Per un po', hai detto, e quanto? Circa un mese. John ci ragionò sopra, per poi tirare un sospiro. Meglio 2, così i genitori continueranno a credere che sia scappato di casa e non moriranno subito di crepacuore. Scosse il capo. Se avessi dovuto guardarlo in faccia, penso che non sarei mai più riuscito a dormire. Ti sorprenderebbe scoprire quanto una persona riesca a sopportare. Gli era tornata in mente la signora Messi, che ormai non avrebbe più perseguitato nessuno, chiusa dentro una cassetta di sicurezza in un angolino del cervello.
Avviò la macchina, abbassò il finestrino elettrico e sbatté ripetutamente il guanto da baseball contro la portiera per liberarlo dalla terra. Poi se lo infilò, come il ragazzino aveva fatto in tanti pomeriggi bagnati dal sole. Chiuse gli occhi. Dopo una trentina di secondi, li riaprì. Scoperto qualcosa? Tu sei Barry, un amico. Che significa? Non ne ho idea, ma probabilmente si tratta dell'uomo che Abra chiama Pippo Barry. E poi? Lei si occuperà del resto. Sicuro? Dan ripensò alla straordinaria acutezza visiva di quando Abby aveva spalancato gli occhi dentro la sua testa. Sì, punta la pila sul palmo del guanto, c'è sopra qualcosa. Il medico gli obbedì, evidenziando una scrittura meticolosa dal ragazzino. Tom 25. E quindi? Pensavo si chiamasse Bradley Trevor. Jim Tom è un campione di baseball. Credo che adesso sia con i Phillies. Gioca con il numero 25. Dan fissò per un secondo l'incavo del palmo e poi appoggiò con delicatezza il guanto sul sedile. Era il suo giocatore preferito della Lega Professionistica. Ha chiamato così il guanto in suo onore. Prenderò quei bastardi, giuro su Dio che li prenderò e gliela farò pagare. Rose Cilindro aveva un briciolo di Shining, alla pari del resto del nodo, ma non come Dan o Billy. Mentre si salutavano, né lei né Corvo si accorsero che il bambino rapito nell'Iowa anni prima stava per venire dissepolto da due uomini che sapevano già fin troppo sul loro conto. Se si fosse trovato in uno stato di profonda meditazione, forse Rose avrebbe potuto intercettare i messaggi tra Abra e Dan, ma in quel caso la ragazzina avrebbe subito percepito la sua presenza. E poi, i saluti che i due si scambiarono quella sera sull'Earthcruiser erano di natura particolarmente intima. La donna era sdraiata a letto, le dita intrecciate dietro la testa, e guardava Papà Corvo rivestirsi. «Sei andato in quel negozio? Il District X?» «Non di persona, ho una reputazione da difendere. Ci ho mandato Jimmy Pitagora.» L'uomo sogghignò mentre si allacciava la cintura. Avrebbe potuto sbrigarsela in 15 minuti e invece è sparito per 2 ore. Forse si è trovato una seconda casa. Perfetto, vi auguro di divertirvi. Cercò di scherzarci sopra anche se le pesava molto, soprattutto dopo 2 giorni di lutto culminati con l'ultimo addio della tribù a Nonno Zecca. Jimmy non ha scovato niente di paragonabile a te. Lei inarcò le sopracciglia. Hai dato una sbirciatina, Henry? Fossi matto. La guardò ammirato mentre era stesa nuda con le mani sul ventre e i capelli neri sparpagliati sul cuscino. Era una stanga, anche quando era coricata. Era sempre andato pazzo per le donne alte. Sei tu la protagonista del mio palcoscenico privato, e sempre lo sarai. Era un'esagerazione, la solita boria di Corvo, ma comunque piacevole. Si alzò e gli si strofinò contro, passandogli le dita tra i capelli. Stai attento. Tornate sani e salvi, e insieme con lei. Poco ma sicuro. E allora datti una mossa. Tranquilla, saremo a Sturbridge venerdì mattina, in tempo per l'apertura dell'EZ Mail Service, e nel New Hampshire per mezzogiorno. A quel punto Barry l'avrà già localizzata. A meno che lei non lo anticipi. Non me ne preoccuperei troppo. Beh, lo farò io per entrambi e non mi darò pace finché non la vedrò con i polsi ammanettati e i ceppi alle caviglie. Il bello è che se si accorgerà di noi e proverà a nascondersi dietro un muro di interferenze, Barry la stanerà. Continuò l'uomo. Se è molto spaventata. Se è molto spaventata, potrebbe rivolgersi alla polizia. Lui sogghignò di nuovo. Ne sei convinto? Gli agenti le risponderebbero: «Sì, carina, siamo sicuri che quei brutti ceffi ti stiano dando la caccia. Allora ci vuoi raccontare se vengono dallo spazio o se si tratta di banalissimi zombie? Giusto per sapere con chi abbiamo a che fare.» «Non scherzare, non prenderla alla leggera. Cerca di entrarne e uscirne pulito. Stop. Senza coinvolgere estranei o passanti innocenti. Se ne sei costretto, ammazza i genitori o chiunque si metta di mezzo, ma non scatenare un pandemonio.» Corvo improvvisò un buffo saluto militare. Agli ordini, mio capitano. Fila via, imbecille. Ma prima dammi un altro bacio. Con un po' della tua lingua così esperta, già che ci sei. Lui fu felice di obbedirle.
Rose lo strinse forte e a lungo. Ritornando al motel di Adair, Dan e John restarono quasi sempre in silenzio, la vanghera nel bagagliaio, il guanto da baseball sui sedili posteriori, avvolto in un asciugamano dell'Holiday Inn. «È tempo di informare i genitori di Abra», affermò alla fine il pediatra. «Lei ci odierà, e Lucy e David non vorranno crederci, ma dobbiamo farlo». Dan lo fissò serio. «Mi hai letto nel pensiero?» John non era capace, ma Abra sì, e udendo l'urlo improvviso dentro la sua testa, Dan ringraziò il cielo di non essere lui a guidare. Se fosse stato al volante, probabilmente sarebbero finiti dentro il campo di Gran Turco di qualche contadino. No! Abra! Dan parlò a voce alta in modo che l'amico riuscisse a sentire almeno parte della conversazione. Abra, ascoltami! No, no, Dan! Loro pensano che sia bene, che sia quasi normale! Tesoro, credi che queste persone esiterebbero a uccidere tuo papà e tua mamma se ci fossero costrette? Sono certo di no, non dopo quello che abbiamo trovato laggiù. Era un ragionamento impossibile da confutare, e Abby manco ci provò. Ma di colpo la mente di Dan si riempì della tristezza e della paura della ragazzina. Gli occhi gli si colmarono nuovamente di lacrime che gli rigarono le guance. Merda. Merda, merda, merda. Giovedì mattina presto, il Winnebago di Steve Testa di Vapore, con Andy Serpente alla guida, stava attraversando il Nebraska occidentale sulla I-80, diretto a est a 100 km all'ora come consentito dalla legge. Le prime luci dell'aurora avevano appena cominciato a rischiarare l'orizzonte. Ad Anniston si era 2 ore avanti. Dave Stone stava preparandosi il caffè in accappatoio quando squillò il telefono. Era Lucy, dall'appartamento di Concetta, in Melbourne Street. Aveva il tono di una donna allo stremo delle sue risorse. Se la situazione non peggiorerà, come è assolutamente probabile, dimetteremo Momo all'inizio della prossima settimana. Ieri sera ho parlato con i 2 medici che la stanno seguendo. Cara, perché non mi hai chiamato? Ero troppo stanca e troppo depressa. Credevo che mi sarei sentita meglio dopo una bella notte di sonno, ma non ho dormito granché. Amore, questo posto continua a ricordarmela. È pieno dei suoi lavori, della sua vitalità. Le tremò la voce. David rimase in silenzio. Erano sposati da più di 15 anni e sapeva che quando Lucy era turbata, talvolta era meglio tacere piuttosto che parlare. Non ho nemmeno idea di che cosa ne faremo. Mi stanco già solo a guardare i libri. Ce ne sono migliaia sugli scaffali impilati nello studio e il portinaio mi ha detto che ne restano altrettanti in cantina. Non dobbiamo deciderlo subito. Secondo lui c'è pure un baule con sopra scritto Alessandra. Era il vero nome di mia madre, anche se si faceva sempre chiamare Sandra o Sandy. Non sapevo che mamma avesse la sua roba. Anche se nelle sue poesie si metteva nudo, Chetta riusciva a essere parecchio riservata. La moglie non sembrò neanche sentirlo, proseguendo a parlare con lo stesso tono monocorde, esausto e leggermente assillante. Ho già programmato tutto. Ma forse dovrò avvisare quelli dell'ambulanza privata se i medici decideranno di dimetterla domenica. È una possibilità. Fortunatamente ha una buona assicurazione di quando insegnava la Tufts. Non ha mai ricavato un soldo dalle poesie. Chi sarebbe disposto a sborsare un centesimo per leggerle in questo paese del cazzo? Lucy. Avrà una bella camera nell'edificio centrale di Rivington House. Una piccola suite. Ho dato un'occhiata all'ospizio su internet. Probabilmente non le servirà per molto. Qui ho fatto amicizia con l'infermiera del reparto e mi ha confessato che mamma sta per... Ti amo, Cia. Il vecchio soprannome con cui la chiamava la nonna finalmente la zittì. Dal profondo del mio cuore, rigorosamente non italiano. Lo so. Ed è una vera benedizione. È stata dura, ma siamo quasi alla fine. Arriverò lunedì al massimo. Non vediamo l'ora di riabbracciarti. Come stai? E Abra? Benone, entrambi. Di lì a un minuto, Dave l'avrebbe pensata diversamente. Lucy sbadigliò. Meglio che torni a letto per un paio d'ore. Forse riuscirò a dormire. Ottima idea. Devo svegliare Abby perché schizzi a scuola. Si salutarono e non appena David si voltò dal telefono a muro della cucina, si accorse che la figlia era già in piedi.
Indossava ancora il pigiama, aveva i capelli arruffati, gli occhi rossi e il volto esangue. Per la prima volta da circa 4 anni stringeva Hoppy, il suo vecchio coniglio di peluche. Abadù, tesoro, stai male? Sì, no, non lo so, ma tu ti prenderai un colpo non appena sentirai quello che ho da dirti. Devo parlarti, papà. E oggi non voglio andare a scuola, e neppure domani, e forse resterò assente per un po'. Sono nei guai. Dave respinse la prima orribile congettura che gli venne in mente dopo quella frase, ma la ragazzina la colse lo stesso. No, non sono incinta, continuò con l'ombra di un sorriso. Ci ho azzeccato. Il padre le si stava avvicinando, ma si bloccò a metà cucina, la bocca spalancata. Mi hai appena... Sì, ti ho letto nel pensiero, anche se stavolta chiunque avrebbe potuto intuirlo dalla tua espressione. La telepatia non c'entra, si chiama Shining. Sono ancora in grado di fare le cose che ti spaventavano tanto quando ero piccola. Non tutte, ma la maggior parte. La mamma e io sappiamo che ogni tanto hai delle premonizioni, affermò Dave scandendo le parole. Non solo. Ho un amico, Dan. Lui e il dottor John sono andati nell'Iowa. John Dalton? Sì. Chi è questo Dan? Un paziente di John? No, un adulto. Prese il padre per mano, accompagnandolo al tavolo della cucina. Si sedettero, con lei che continuava a stringere Hoppy. Ma da bambino era come me. Abby, non ci sto capendo più nulla. Ci sono delle persone cattive, papà. Non poteva dirgli che non erano esseri umani, ma qualcosa di peggio. Non prima che Dan e John fossero arrivati per aiutarla a spiegarsi. Vogliono farmi del male. E perché mai? Stai raccontando un sacco di assurdità. In quanto al resto, se fossi ancora capace di combinare certi trucchetti, ce ne saremmo accorti. Il cassetto sotto la rastrelliera delle pentole si spalancò, si richiuse e poi si aprì di nuovo. Non riusciva più ad appiccicare i cucchiai al soffitto, ma quello bastò ad attirare l'attenzione del padre. Non appena ho capito che ne eravate terrorizzati, in realtà più tu che la mamma, ho nascosto il mio potere. Però non posso continuare a fingere. Dan mi ha consigliato di confessarvi tutto. La ragazzina affondò il viso nel pelo consumato di Hoppy, iniziando a piangere.